Quanto sta accadendo a Gela nelle ultime ore non può passare inosservato. I patti non erano questi, gli operai non devono assolutamente essere licenziati. Un vero e proprio allarme sociale. Lo dice il presidente della regione, il giudice Rosario Crocetta. Io interverrò immediatamente nei confronti del governo, chiamando il ministro Guidi oggi stesso e chiedendo l'immediata convocazione in un tavolo nazionale, anche perché cosa può fare la Regione? La Regione sta prevedendo una serie di investimenti per Gela, anche propri, li sta proponendo nel patto per lo sviluppo della Sicilia al governo nazionale, indicando anche interventi molto forti anche per la città di Gela e Termini Imerese, che sono aree di crisi, però qui è chiaro che c'è da fermare l'ENI rispetto a queste questioni, che deve anticipare una serie di lavori immediatamente per dare commesse all'indotto, perché non è che possiamo pensare che nel momento prima che si arrivi alla riconversione della raffineria, in pratica ci troviamo metà dell'indotto licenziato. Io intervengo subito dicendo che questo è inaccettabile, assurdo, non sta nei patti, assolutamente, perché l'intesa non è quella di licenziare la gente, di chiudere, è quella di riconvertire. E allora l'ENI deve essere chiamata alle sue responsabilità e questo va fatto insieme, in modo forte, insieme alle organizzazioni sindacali, insieme al governo nazionale, e intervengo immediatamente. Il governatore della Sicilia ha garantito una sua presenza a Gela a difesa del posto di lavoro degli operai. La prossima settimana prevedo un incontro specifico che voglio fare proprio con i lavoratori, metterò d'accordo con i sindacati, io sono con i lavoratori, li sosterremo. E vi informerò immediatamente in relazione alle cose che mi dirà il ministro Guidi, che chiamerò immediatamente. Presidente, le chiedo, ma quando partirà la riconversione ENI? È chiaro che ci vuole tempo per realizzare gli investimenti. Il tema è però che noi dobbiamo trovare quelle soluzioni intermedie che impediscono il licenziamento, non è che nelle more della riconversione. Questo non può andare assolutamente bene. È inaccettabile, non è nei patti e lei deve rispettare completamente l'accordo con i tecnici. E io chiamerò direttamente il governo a intervenire.